Ok, lascio la parola a Fabrizio che parla del suo approccio alla Prima medicina. avete posso fare Poi, una sì. cosa? Ok. Se non avete problemi. Grazie Giorgio di questa bella presentazione. Devo dire la verità, sono molto emozionato di essere qua. Non perché sia la prima volta che mi trovo di fronte a studenti, ma perché era la mia prima conferenza AIC. E questo progetto che mi è stato finanziato l'anno scorso dall'AIC, da un lato mi ha riempito di orgoglio e di gioia per il fatto di aver ricevuto un cospicuo finanziamento per le mie cose, ma dall'altro mi ha anche spaventato un pochino, perché diciamo, la responsabilità che tu hai nel gestire fondi che sono raccolti non dalle tasse, anche quelli bisognerebbe gestirli con una certa responsabilità, ma addirittura da contribuzioni volontarie, è sicuramente una cosa più, ti senti più in dovere di ottenere dei buoni risultati e anche di portare avanti la missione dell'AIRE. Quindi quando mi hanno scritto le segretarie chiedendomi se ero disponibile per questa conferenza, da un lato ho subito accettato, dall'altro mi sono anche spaventato perché ho detto devo trovare un modo di passare messaggio su quello che sto facendo, ma anche di non farvi addormentare tutti e 120 o quanti siete per le prossime ore e mezzo. E pensando a quale poteva essere il filo conduttore di questa presentazione, come ha detto il professor Colombo, io sono un chimico organico di nascita, quindi ho prima studiato chimica organica sui banchi come voi e poi ho continuato questo studio nel dottorato e nel postdoc, poi ho cominciato a interessarmi di chimica supramolecolare, che è una particolare chimica che riguarda le interazioni tra le molecole, non le reazioni, e di nanotecnologie. Però c'è stato un momento che mi ha riempito di soddisfazione quando ho scoperto che quello che io sapevo di chimica organica e di reazioni era un potentissimo strumento per programmare le mie nanoparticelle a svolgere dei comportamenti intelligenti. Quindi io conoscevo un software, o meglio un linguaggio di programmazione, che era le reazioni chimiche che avevo studiato negli anni degli studi, che poteva essere trascritto nelle mie nanoparticelle per trasformare degli oggetti, che sono degli aggregati di atomi, in qualcosa di intelligente, capace, cioè, di interpretare l'ambiente intorno a sé e di reagire a questa interpretazione svolgendo delle funzioni complesse. E quindi quello che io vorrei sperare di trasmettervi è questo, come le conoscenze di base che acquisite in questi corsi, in realtà, se usate in modo intelligente, vi danno il potere di programmare i sistemi chimici. E in più in dettaglio l'argomento di cui vorrei parlarvi oggi è quello della nanomedicina, che è un ambito di cui io mi occupo, anche se non è proprio quello finanziato dall'AIRC, perché invece con l'AIRC, se avremo tempo, vi farò vedere alla fine, mi occupo di diagnostica con le nanoparticelle. Vorrei trattare quattro argomenti in quest'ora e mezza. Sentitevi liberi di interrompere in qualsiasi momento se non sono chiaro, se avete una curiosità. Prima cosa, allora, nanomedicina, di cosa stiamo parlando? Delle applicazioni delle nanotecnologie al campo biomedico, quindi usare nanotecnologie per migliorare la nostra salute, sia in termini diagnostici che in termini terapeutici. Oggi ci concentreremo sulla terapia e in particolare dei tumori. Quindi la prima cosa che vorrei farvi un attimo capire è di cosa stiamo parlando. Nanoparticella è un'entità che probabilmente non avete ancora studiato. E quindi cosa sono? Come le prepariamo? Non perché voglia farvi una reazione di sintesi, ma per capire un attimo quali sono i loro problemi. Cosa gli succede quando entrano in un organismo vivente? E dopodiché ci concentreremo su come possiamo usare la chimica organica per renderle intelligenti. Quindi cos'è una nanoparticella? Qua vedete alcune micrografie TEM. Le nanoparticelle sono estremamente piccole, quindi per vederle abbiamo bisogno delle microscopie più potenti che ci sono quelle elettroniche. Sono delle palline, o comunque delle piccole porzioni di materia, che come unica caratteristica comune hanno il fatto di essere estremamente piccole. Una nanoparticella è un oggetto che in tutte le dimensioni sta sotto il micron. Questo la distingue, ad esempio, dai film nanostrutturati o dai nanofogli, che invece possono avere solo o dei nanofili, una o due dimensioni sotto il micron.
Quindi la nanoparticella è una piccolissima porzione di materia, può essere fatta con qualsiasi materiale. Vetro, le vedete qua, ruggine, ossido di ferro, silicio, metalli, quello è l'oro. E non è necessariamente una sfera, perché ormai siamo abbastanza bravetti con questo tipo di cose. E qua vedete varie forme che si possono ottenere, se va dalle sfere, chiaramente ai rod, i ricci di mare, i grani di riso, i cubi, i prismi, i dadi del Dungeon & Dragon, di tutte le forme, ad esempio, si possono fare. Ma addirittura si possono fare cose ancora più complesse, vi farò anche vedere esempi di cosa possono servire, come nanoparticelle nanotraforate. Quindi nanoparticelle in cui c'è una struttura di pori che le attraversano, questi sono 50 nanometri e il poro sono circa 2 nanometri. Oppure nanoparticelle di nanoparticelle, questa è una nanoparticella di un polimero ricoperta da nanoparticelle metalliche, quindi noi possiamo creare nanostrutture ibride in cui associamo vari tipi di nanostrutture. Allora, perché interessano le nanoparticelle in campo biomedico? Il primo motivo è proprio di dimensioni. Questa è una scala che uso nei licei per far capire di cosa stiamo parlando. La chimica organica che state studiando con il professor Colombo sta più o meno qua. Molecole, questa è già bella grossa, una ciclodestrina, sono 7 unità di glucosio attaccate tra di loro. Atomi, quindi siamo nelle dimensioni, già un nanometro è tanto per una molecola. Il legame carbonio-carbonio è 1,5 angstrom più o meno, quindi con 5 legami carbonio-carbonio siamo ancora sotto un nanometro. La natura invece si posiziona nelle sue strutture più o meno qua. Il DNA è largo 2 nanometri e lungo a piacere, le proteine sono tra i 5 e i 20 nanometri, i virus Covid ad esempio sono sui 100 nanometri, le cellule, anche le più piccole, sono sopra il micrometro. Allora, se noi vogliamo interagire con queste entità macroscopicamente è un problema. Questo è un microelettrodo. Un elettrodo studiato per essere inserito in una cellula per misurare il potenziale elettrico all'interno. Come vedete, non è che perturbi poco. Cioè, immaginatevi cosa può succedere alla cellula quando gli infili una cosa di quelle dimensioni. Con le nanoparticelle noi ci muoviamo in questo ambito dimensionale e quindi riusciamo a interagire con le entità biologiche con una minima perturbazione. Però siamo molto più grandi delle molecole. Quindi è come se noi ci inserissimo in una dimensione intermedia in cui siamo in grado di trasportare le molecole nascondendole nelle nanoparticelle e contemporaneamente essere molto piccoli rispetto alle principali strutture biologiche. E il nano non è esclusiva dell'uomo, la natura ci è arrivata molto prima, infatti queste sono tutte nanostrutture di origine completamente naturale. Vescicole, che sono i tipici organelli delle cellule, gli endosomi e così via, hanno dimensioni tra i 50 e i micron. I virus sono le nanoparticelle per eccellenza. Tanto che esiste un nome dei virus che ci ho messo un paio d'anni a capire cosa voleva dire, ma li chiamano viral nanoparticles. Quando uno aggrega le proteine senza il RNA contenuto, ottiene una nanoparticella virale. Ma c'è dell'altro, nel nostro sangue girano le lipoproteine, che sono delle emulsioni di colesterolo ricoperte da tensioattivi e proteine, che sono anch'essi nell'ordine delle nanoparticelle. E poi le stesse proteine, adesso non mi ricordo quale, questa è una proteina, questa è una micella, questo è un dendrimero, hanno dimensioni di nanoparticelle piccole. Questo perché mi interessa far notare che esistono nanoparticelle nel nostro organismo? Perché è che alcune nanoparticelle sono endogene mentre altre sono esogene. Perché il nostro organismo, come tutti gli organismi viventi, nel corso dell'evoluzione ha dovuto imparare a fare i conti con queste cose e anche a classificarle. Quindi chiedersi se la nanostruttura che stava vedendo era endogena o esogena, perché se era esogena probabilmente era pericolosa. E se era pericolosa andava distrutta. Quindi il nostro sistema immunitario, la prima cosa che fa è classifica le nanoparticelle
e tenta di distruggere quelle sconosciute, attivando vari meccanismi. Ultima slide sulle dimensioni, questa è quella di cui sono più orgoglioso, ci ho messo un po' a farla. Questa è in scala. Quindi prima c'era disegnini, qua vedete proprio le dimensioni, qua ci fa capire bene. Allora, questa è la ciclodestrina, anticorpo, virus della cellula, ne ho messo un pezzettino, voi dovete immaginarvi che vada sopra la colonna e finisca abbondantemente sotto al pavimento. Quindi voi vi rendete conto che una particella che noi piazziamo più o meno qua è veramente piccola in confronto alla cellula, ma è parecchio grande rispetto alla molecola. Ok, adesso che sappiamo più o meno cosa sono, ci possiamo chiedere come prepararle. Ci sono tantissimi modi di preparare le nanoparticelle che dipendono dal tipo di nanoparticella che noi vogliamo ottenere. Sostanzialmente quello che mi interessa farvi, il messaggio che mi interessa che voi tratteniate è che potremmo farle sostanzialmente in due modi. Prendiamo un materiale massivo, questa scrivania, e la tritiamo finché non otteniamo delle nanoparticelle di scrivania. E questo si fa, esistono strumenti che si chiamano mulini a palle. Però cosa otteniamo? Degli oggetti, delle collezioni di oggetti di forme e dimensioni diverse, piccolini ma poco omogenei. Questo è molto utile in campo industriale, se voi volete rafforzare il pneumatico della vostra automobile con nanoparticelle di silice per renderlo più resistente al consumo, va benissimo farle così. Prendete le bottiglie di birra che recuperate dai cassonetti, le tritate e le aggiungete alla gomma. Se però volete avere una nanoparticella che inserite in un organismo umano per scopi terapeutici, non volete che siano diverse tra di loro, perché poi dovrete dimostrare per ciascuna dimensione e ciascuna forma quali sono le proprietà biologiche. Perché non sia mai che quella da 5 nanometri fa bene e quella da 6 sia tossica. Quindi non va assolutamente bene questo metodo di preparazione. E il metodo di preparazione più generale, questi sono gli unici due grafici, questo è il prossimo che vi faccio vedere e ci sarà un'unica formula matematica, perché essendo io un chimico organico non ho proprio una grandissima dimestichezza con le formule, in realtà non è vero perché mi piacciono un sacco. Allora, le particelle si fanno per precipitazione, è proprio una cosa più banale di questo mondo. Voi non so se avete già fatto qualche laboratorio di chimica e se avete già precipitato qualcosa per purificare un composto organico. A un certo punto si opera in modo di rendere insolubile un composto e questo composto comincia a solidificare. Voi vedete che la vostra soluzione diventa torbidina, poi la lasciate lì e si formano delle cose sempre più grosse che possono essere amorfe o, se siete proprio bravi, cristalli. Comunque il concetto è molecole che si trovano in un solvente, per qualche ragione non sono più solubili in quel solvente, non stanno bene e cominciano ad associarsi. Diventano sempre più grandi, a un certo punto diventano pesanti e precipitano. Quando precipitano non ci interessano più, ma quando hanno incominciato ad aggregarsi e stanno crescendo sono nanoparticelle. Quindi il nostro problema non è tanto farle quanto fermarle, cioè impedire che continuino a crescere. Quindi noi dobbiamo prendere una qualsiasi sostanza, portarla a una concentrazione che viene chiamata di sovrasaturazione, quindi sopra una certa concentrazione critica, a quel punto le particelle cominciano a precipitare e noi dobbiamo fare in modo che rimangano di piccole dimensioni. Questo è il più grande problema, perché questa... L'ho tolta? No, eccola qua. Questo grafico, che è l'energia libera di una nanoparticella in funzione delle sue dimensioni, ci dice che man mano che la particella cresce, l'energia libera scende, ma non arriva mai a un minimo. Quindi cosa ci dice questo grafico? Che l'energia libera di una nanoparticella la porta a diventare sempre più grande e quindi a non essere più nanoparticella. Quindi una nanoparticella termodinamicamente non è stabile. È una specie metastabile, cioè qualcosa che non dovrebbe esistere e che noi tratteniamo in esistenza impedendole
cineticamente di evolvere in qualcosa di meglio. E perché una nanoparticella non è stabile? Perché l'energia libera della nanoparticella ha due contributi. Un contributo che dipende dalla superficie e un contributo che dipende dal volume. Il volume è stabilizzato. Ogni molecola o atomo della nanoparticella all'interno è circondato da atomi simili e fa tutte le interazioni che deve fare. Satura le valenze, non ha contatti idrofobici e così via. Quelle sulle molecole sulla superficie, invece, hanno solamente quelle dietro di sé che le stabilizzano, ma di fronte hanno un mondo sconosciuto, potremmo dire, che sarebbe l'ambiente esterno. Quello è un punto di instabilità e vale per tutti i materiali, anche questa lavagna è instabile sulla superficie. Però negli oggetti grossi la superficie è una frazione infinitesima rispetto al volume. Gli atomi che sono sulla superficie della lavagna sono lo 0,0001% del totale degli atomi. Mentre in una nanoparticella, la più piccola particella d'oro è la U25, nella U25 ci sono 12 atomi sulla superficie e 13 nel volume interno. Quindi metà degli atomi di quella nanoparticella sono instabili e quindi quella particella ha un enorme desiderio di rendere più stabili questi atomi aggregandosi. Quindi le nanoparticelle vogliono aggregarsi e noi dobbiamo fermarle. E per fermarle possiamo fare due cose. La prima è ricoprire la particella con delle molecole organiche, normalmente, qui viene fuori la chimica organica, che è fondamentale per le nanotecnologie, perché le molecole organiche cosa fanno? Creano uno strato che impedisce ai nuclei di toccarsi. E questa viene chiamata stabilizzazione sterica. I nuclei non possono più toccarsi, la molecola organica di per sé è stabile, perché ha tutte le sue valenze a posto, e quindi non avviene più la fusione. L'altra cosa che si può fare è dotare la particella di carica. Se la particella ha una carica, quando si avvicina a una sua simile, il campo elettrico respingerà le due nanoparticelle. Questo funziona molto bene, però in ambito biologico ci crea dei problemi, perché noi non siamo acqua, ma siamo soluzione salina camminante. Quindi una forza, adesso mi sfugge la parola, una forza ionica che attenua le interazioni elettrostatiche. Quindi la cosa migliore è ricoprire le particelle di molecole ioniche. Tanto per farvi vedere i metodi con cui si può ottenere la sovrasaturazione, si può fare in due modi. O prendiamo qualcosa, lo scaldiamo e poi lo raffreddiamo, oppure facciamo avvenire reazioni chimiche che generano nel solvente la specie instabile. Ad esempio, se noi prendiamo un tetraetossisilano e aggiungiamo un pochino di ammoniaca, generiamo del silicato che è instabile, condensa e facciamo la particella di vetro. Se invece prendiamo l'acido tetracloroaurico e lo trattiamo con citrato, quindi volendo anche succo di limone, questo si riduce e diventa oro zero che aggrega formando le nanoparticelle. Quindi il primo trucco per fare nanoparticelle è trovare reazioni chimiche che generino i precursori, che generano i pezzettini del materiale. Ok. Quindi un punto chiave, cioè una molecola chiave nel mondo delle nanotecnologie è il tensioattivo. Il tensioattivo è quella molecola che noi usiamo per ricoprire la nanoparticella. Il tensioattivo è una molecola che noi conosciamo fin dall'età, del giorno che siamo nati sostanzialmente, perché sono i saponi. E proprio perché noi li conosciamo da sempre, sono molecole che sostanzialmente ignoriamo, nel senso che non ci danno un particolare interesse. Se uno vi fa vedere adesso la struttura ovviamente di un farmaco antitumorale, voi direte, ah che bello, chissà come mai ha quel ciclo, ha quel... Se uno vi fa vedere la struttura di un sapone, dite vabbè. In realtà, secondo me, sono tra le molecole più affascinanti che esistono in natura, perché sono molecole programmate. Cioè, quando noi creiamo un tensioattivo, creiamo una molecola che ha una parte che non si scioglie in acqua e una parte che si scioglie in acqua. Di conseguenza questa molecola qui, dispersa in acqua, si trova in una situazione ambivalente. Metà ci vuole stare e metà non ci vuole stare. E quindi cosa fa? Aggrega. Ma non aggrega creando un precipitato qualsiasi, ma aggrega creando una struttura ordinata che nella
quasi più semplice, si chiama micella. C'è una pallina in cui tutte le code idrofobiche stanno dentro e tutte le teste polari si mettono sulla superficie. Allora, cos'è questo aggregato, se ci pensate bene? È una nanoparticella. È una nanoparticella perché ha le dimensioni di 20 nanometri, che si è fatta da sola e che noi facciamo tutti i giorni quando ci laviamo le mani. Perché questa nanoparticella qua pulisce le nostre mani? Perché le molecole di grasso che non sono solubili in acqua invece possono essere solubilizzate all'interno del nucleo della nanoparticella. Quindi se ci pensate bene, l'acqua di scarto è costituita da nanoparticelle di sapone con incluse molecole organiche. Ok, di fatto è esattamente, tra poco ve lo farò vedere, la stessa struttura chimica dei vaccini RNA che ci iniettiamo per salvarci dal Covid. Quindi la tecnologia esisteva da sempre. Si può fare un po' di più con queste tecnologie molto semplici. Quindi in questo caso, a differenza del precedente, noi la nanoparticella non la creiamo impedendo una precipitazione, ma la creiamo programmando molecole per auto-organizzarsi in una struttura definita. E se ci pensate, i virus sono fatti così, soprattutto quelli a capside proteica, cioè sono molecole di proteina che si auto-organizzano a formare una capsula. E un altro tipo di nanoparticella, che in qualche, non so cosa sia quella cosa che appare lì, che si può formare con facilità unendo questi concetti, cioè quello di tensioattivo e quello di nanoprecipitazione, sono le cosiddette emulsioni. Anche le emulsioni non sono qualcosa che si trova solamente in laboratorio chimico, sono qualcosa che fa parte della vita di tutti i giorni. Adesso non so quanti di voi siano si sbizzarriscono in cucina, ma se voi prendete acqua e olio, agitate vorticosamente un po' di sale e un po' di aceto, fate il pinzimonio, molto buono, con le verdure, eccetera, eccetera. Cos'è il pinzimonio? È un'emulsione, quindi nanoparticelle, in realtà microparticelle, perché non siamo abbastanza veloci ad agitare, di olio in acqua. Cosa succede al pinzimonio mezz'ora dopo che l'abbiamo fatta? Torna a essere olio e acqua. Fa esattamente quello che prima vi ho spiegato con le formule matematiche, cioè le nanoparticelle di olio non stabilizzate da un tensioattivo tendono ad aggregarsi formando il materiale massivo. Se con gli stessi, prendo gli stessi ingredienti e aggiungo l'uovo, la mia emulsione adesso non si chiama più pinzimonio, ma si chiama maionese. E la maionese è stabile per tempi molto lunghi. Qual è la differenza tra questo e questo? Che l'uovo contiene fosfati di colina, un tensioattivo. Quindi adesso le nostre goccioline di olio sono ricoperte sulla superficie da quella molecola e quindi non possono più entrare in contatto perché c'è uno scudo sterico che impedisce la formazione l'aggregazione per tornare materiale massivo. Quindi diciamo noi in cucina usiamo esattamente gli stessi strumenti che usiamo in laboratorio per ottenere nanoparticelle. Prendiamo un materiale, lo suddividiamo o lo precipitiamo e poi lo stabilizziamo con un tensioattivo. Qua ritrovate la stessa cosa messa in più schematica, insomma, rispetto all'uovo, all'olio e all'aceto. Vediamo le due fasi, l'agitazione che crea le nanoparticelle e la ricopertura con il tensioattivo per stabilizzarle. Allora, qui c'è la spiegazione. Qua invece vediamo la struttura di un'emulsione a livello atomico, tanto per ricordarci che non è cucina, ma è scelta. Gli atomi di olio all'interno e gli atomi di tensioattivo sulla superficie con le teste polari, la parte solubile, i puntini rossi, che la schermano dall'acqua. Quindi se voi volete preparare una nanoparticella lo potete fare a casa o in laboratorio e questo potrebbe già essere utile di per sé. Ad esempio, nel caso di molti farmaci il grosso problema è l'assorbimento, cioè come
il farmaco che noi assumiamo normalmente in fase solida, le bustine, le pastiglie, poi si scioglie nel nostro stomaco, nel nostro intestino e viene assorbito dalle mucose. Se ci mette tanto tempo a sciogliersi, c'è il rischio che noi lo espelliamo senza averlo assorbito. Per cui le aziende farmaceutiche investono tantissimo nello studio della velocità di dissoluzione, di quali sono le strutture cristalline, gli eccipienti che si possono utilizzare per migliorare l'assorbimento. E una cosa che chiaramente potrebbe aiutare la dissoluzione è proprio la nanoforma, cioè se io il mio farmaco, supponiamo anche l'ibuprofene, lo assumessi in forma di nanoparticelle di farmaco, quindi piccole palline di molecole di farmaco aggregate, la superficie sarebbe talmente elevata che la dissoluzione potrebbe essere molto veloce. Come facciamo a farci una nanoparticella di farmaco? Non possiamo usare il metodo delle emulsioni perché il farmaco è solido, quindi non è che io posso metterlo in acqua e sbattere velocemente. Allora posso utilizzare un metodo che si chiama nanoprecipitazione. In cosa consiste la nanoprecipitazione? Io prendo la mia molecola insolubile in acqua e la sciolgo in un solvente organico. Questo solvente organico deve essere scelto con attenzione, deve essere un solvente organico completamente miscibile con l'acqua. La scelta è abbastanza limitata, abbiamo l'acetone, l'etanolo, il metanolo e l'acetonitrile. E di questi quattro composti che vi ho citato ce n'è solo uno che non è tossico, è anche piacevole volendo, che è l'etanolo. Mentre tutti gli altri sono... l'acetone non è così tossico, però insomma non è così neanche piacevole, e gli altri due sono proprio tossici. Quindi scelgo uno di questi solventi, preferenzialmente l'etanolo, e ci metto la mia molecola organica, che potrebbe essere un farmaco. A questo punto prendo questa soluzione che ho fatto in acetone e la inietto velocemente in un bicchiere d'acqua. Cosa succede? Quando questa soluzione entra nell'acqua, le molecole del solvente organico si mescolano con quelle dell'acqua, diffondendosi, e le molecole del farmaco si trovano improvvisamente sciolte in acqua, dove non sono solubili, e quindi cominciano ad aggregare. A questo punto si formano le nanoparticelle e noi le fermiamo con un tensioattivo che abbiamo già aggiunto all'acqua. Quindi le particelle cominciano a crescere, si ricoprono del tensioattivo, e poi a seconda del solvente, questo può rimanere intrappolato, no, nella particella, poi noi rimuoviamo il solvente organico, anche se non è tossico, e otteniamo una nanoparticella solida ricoperta di tensioattivo. Quindi questi sono i tre metodi principali di preparazione delle nanoparticelle, o la precipitazione in presenza di tensioattivo, o l'emulsificazione, oppure l'autoaggregazione dei tensioattivi stessi. Quindi con questi semplicissimi metodi, che peraltro non richiedono tecnologie particolarmente avanzate, ma semplicemente la conoscenza della chimica, diciamo, è possibile prepararci un sacco di tipi di nanoparticelle diverse. Questa slide, ripeto, la possiamo anche saltare. Ora, adesso le sappiamo fare, quindi un giorno uno vi dice: ok, io voglio fare una nanoparticella di questo farmaco antitumorale, e voi dite: ok, non c'è problema, dimmi se è solubile in etanolo, ti dico io che tensioattivo usare, facciamola per nanoprecipitazione. E cosa gli succede quando la mettiamo in un organismo vivente? Ora, la prima domanda da farci in realtà è: perché noi vogliamo iniettare il nostro farmaco nel nostro organismo o somministrare dentro una nanoparticella? E la risposta è perché in questo modo potremmo probabilmente risolvere molti dei problemi che i farmaci incontrano quando entrano nel nostro organismo. Il farmaco è una molecola organica, questa roba qui credo sia il naprossene, che è un antinfiammatorio. Cosa succede al naprossene quando noi lo assumiamo? Intanto deve sopravvivere ai succhi gastrici, alla digestione e tutto il resto. Supponiamo che non abbia problemi chimici che gli creano problemi in quelle condizioni, passa le mucose e entra nel sangue. A questo punto la nostra speranza sarebbe che lui se ne va in giro per il nostro corpo finché non trova la proteina che deve bloccare e ci si lega e la blocca. Ma in realtà la cosa è molto più complicata, perché il naprossene è una molecola organica che si scioglie probabilmente meglio in solventi
non, non acquosi che in acqua, mentre il nostro sangue è acqua. Quindi lui può ripartirsi in tutti quegli ambienti che trova poco acquosi, ad esempio le membrane delle cellule o le lipoproteine che sono lì che stanno viaggiando, oppure le proteine che trova nel sangue, che hanno delle tasche che possono accomodare questa molecola. Una volta che si è ripartito in queste situazioni, potrebbe non essere più in grado di raggiungere il suo bersaglio. E quindi c'è un problema che viene chiamato, avrei dovuto scriverlo lì sotto, l'ho scritto qua, no, non l'ho scritto neanche qua, che viene chiamato biodistribuzione, cioè dove va il farmaco. In aggiunta al problema della biodistribuzione, il secondo problema è quello del metabolismo, cioè il nostro corpo ha delle difese non solo contro i virus, ma anche contro le molecole. Quando trova una molecola, cerca di, che non conosce, cerca di eliminarla. E quindi ci sono tutta una serie di enzimi che prendono questa molecola estranea e cercano di far sì che venga rimossa velocemente. Per essere rimossa velocemente, qual è il trucco? Bisogna renderla molto solubile in acqua, in modo che rimanga nel sangue e non vada nelle cellule e venga fatta fuori dai reni velocemente. Quindi questi enzimi cosa fanno? Aggiungono zuccheri, aggiungono glicina, aggiungono cariche, fanno in modo che questa molecola venga resa estremamente solubile in acqua, ma chiaramente facendo questo la modificano. E quindi non è più il nostro farmaco originale, ma è un metabolita che non ha l'attività del farmaco. Potrebbe addirittura essere tossico in alcuni casi. Quindi la nostra molecola, prima di arrivare al suo bersaglio, deve sopravvivere a tutte queste trappole date da tutti gli organelli che se la vogliono assorbire, da tutte le fasi non acquose che la vogliono assorbire. E contemporaneamente deve resistere al metabolismo. E solo quella piccola frazione di farmaco che arriva al bersaglio diventa efficace. Quello che non arriva al bersaglio cosa fa? Se siamo fortunati non fa niente, se siamo sfortunati fa i cosiddetti effetti collaterali. E un caso pesante di effetti collaterali lo conosciamo tutti nelle cremoterapie, cioè proprio nelle terapie antitumorali, in cui i farmaci che sono stati studiati per colpire le cellule ad elevata replicazione, che sono quelle tumorali, vanno a colpire anche le cellule normali ad alta replicazione che noi abbiamo, cioè i capelli e le mucose intestinali. Per cui i tipici malesseri che una persona ha, per la perdita di capelli e anche i danni alle unghie durante la chemioterapia, sono semplicemente il farmaco che è andato in zone dove non doveva andare e ha fatto la sua azione in quelle zone. Quindi tutti questi problemi che hanno a che fare quindi con la solubilità della molecola, con l'affinità per le proteine, con la difficoltà di attraversare le membrane cellulari e col metabolismo, fanno sì che una quantità enorme di farmaci che in vitro, cioè nei test biologici, sono efficaci, poi non funzionano in vivo. Voi immagino lo sappiate già, mediamente 1 milione di molecole candidate che si testano all'inizio, solamente una decina al massimo, forse anche meno, diventano farmaci. Proprio in parte perché gran parte di quelle molecole non funziona, ma in gran parte anche perché tutti questi problemi le fermano. Quindi l'idea della nanomedicina qual è? Ma se io riesco a prendere il mio farmaco, lo carico dentro la nanoparticella, tutti questi problemi non esistono più perché adesso è la nanoparticella che viene vista dall'organismo. Quindi ad esempio il metabolismo non è più un problema perché gli enzimi che dovrebbero includere questa molecola e modificarla non vedono più la molecola perché è nascosta dentro la particella. La biodistribuzione non è più quella della molecola, ma è quella della nanoparticella. Quindi se io sapessi costruire una nanoparticella che una volta entrata nel mio organismo va dritta nell'organo bersaglio e solo lì rilascio il farmaco, io da un lato eviterei tutti i problemi di effetti collaterali, abbasserei i dosaggi, nel senso che non avrei più bisogno di prendere 1 grammo di tachipirina per abbassare la febbre, ma basterebbe probabilmente prendere 100 mg. Perché tutto andrebbe dove serve. E inoltre potrei diminuire gli effetti collaterali. E
chiaramente è necessario che la mia nanoparticella vada dove voglio io, ma una volta che io ho risolto il problema per una nanoparticella, cioè una volta che io ho costruito la nanoparticella che va in quella cellula malata, tutti i farmaci che io metterò dentro alla nanoparticella andranno lì. Quindi una volta che io ho risolto il problema per quella nanoparticella, la risolvo per tutti i farmaci che possono curare quella malattia. Quindi questo è un po' il sogno, diciamo, della nanomedicina e il motivo per cui attira attenzione. Ci sono delle altre cose che oggi non posso trattare, che sono anche la possibilità di sfruttare le proprietà dei materiali per inventarsi terapie nuove. Però oggi ci focalizziamo su un argomento che è quello che viene chiamato drug delivery, cioè porto il farmaco dove serve. Ci sono degli altri vantaggi che ottengo mettendo il farmaco dentro la particella. Cioè di per sé già il fatto di essere dentro la nanoparticella mi rende il farmaco leggermente intelligente. Non tanto intelligente, ma leggermente. Soprattutto questo proprio nella terapia dei tumori solidi. E questo effetto viene chiamato effetto EPR, Enhanced Permeability and Retention. Di cosa si tratta? Un tumore solido è un tessuto che cresce velocemente. Nel crescere velocemente ha bisogno di tantissime sostanze nutritive e quindi induce la formazione di vasi sanguigni nuovi, ma non ha tempo di farli bene. Adesso scusate se ho detto ogni tanto, se oversemplifico le cose. Al tumore interessa che arrivi il sangue. Quindi i vasi sanguigni tumorali hanno la caratteristica di essere immaturi, cioè non hanno le pareti fatte bene e sono letteralmente traforate. Cioè mancano le cellule epiteliali e ci sono degli interstizi che qua si vedono male, no? Tra cellula e cellula. Mentre un vaso sanguigno fatto bene, un tessuto sano, ha le pareti molto ben formate che non hanno fessure tra le cellule. Cosa significa quindi? Una nanoparticella, una molecola passa qui e passa anche qui, perché la molecola ha dei meccanismi di attraversamento delle pareti diversi. Una nanoparticella, quando attraversa il vaso sanguigno sano, non può attraversare le pareti, quindi non può raggiungere le cellule retrostanti. Quando arriva nel tumore, trova queste fenestrazioni, ci entra, e una volta che arriva, e quindi entra solo nel tumore, quindi questo ci dà già una selettività. La nanoparticella con il camioterapico non riesce a attraversare i vasi sanguigni dei tessuti sani, ma attraversa quella dei tessuti tumorali. Quindi a forza di girare nel sangue, in teoria dovrebbe accumularsi lì. Una volta che è dentro, e questa è l'enhanced permeability, il tumore nel suo crescere velocemente non ha sviluppato il sistema linfatico, che è la parte di scarico dei rifiuti. E di conseguenza la particella rimane lì. Quindi oltre a entrare facilmente, viene eliminata lentamente. E quindi noi accumuliamo farmaco nel tumore. Ci sono poi delle altre cose che noi potremmo fare con le nanoparticelle. Ad esempio, se siamo ingegneri, potremmo andare a studiare come cambia la posizione del flusso sanguigno della particella in funzione della forma. Ad esempio, si è visto che nanoparticelle a forma di disco tendono a viaggiare lungo le pareti, mentre quelle a sfera al centro. E quindi quelle a forma di disco più facilmente escono dal flusso sanguigno. Quindi di nuovo possiamo programmare. Altra cosa che possiamo fare, visto che la particella è bella grossetta e ci consente di lavorare chimicamente, è quella di funzionalizzarla con agenti di targeting, cioè con molecole o anticorpi o frammenti di anticorpi, che consentono alla nanoparticella di legarsi selettivamente ai recettori specifici cellulari. Quindi se noi individuiamo sulla superficie di un tumore un recettore che è espresso solo dal tumore e non dai tessuti sani, leghiamo l'anticorpo per quel recettore nella nostra particella, in modo che lei, dopo essere uscita dal tessuto, dal vaso sanguigno, vada a legarsi alle cellule tumorali e solo a quelle tumorali, ignorando quelle sane che non hanno il recettore. Questo lo possiamo fare anche senza la nanoparticella, possiamo attaccare il farmaco direttamente all'anticorpo, però voi vi rendete conto che la differenza è quella di trasportare qualcosa con una 500 o con un tir.
la particella ha la capacità di carico del TIR, mentre l'anticorpo della 500. Quindi con la particella e un anticorpo io trasporto centinaia di molecole di farmaco, mentre se faccio una coniugazione diretta ne posso trasportare 3 o 4. Questa è la parte bella, cioè diciamo, il sogno. E, sono passati 45 minuti. Volete fare una pausa o andiamo avanti? Vedo shaking hands, che vuol dire andiamo avanti. La parte brutta qual è? Che purtroppo la nanoparticella ha le dimensioni di un virus. E quindi si deve scontrare con le difese mentre la molecola si scontrava con le difese antimolecolari, la particella si scontra con le difese antivirali barra batteriche. Quindi deve affrontare tutta una serie di problemi che non venivano affrontati dal farmaco stesso e che sono le difese del nostro organismo verso oggetti di dimensioni più grandi di una molecola. E in particolare ce ne sono sostanzialmente due, di cui ce ne sono tante, ma quelle di cui vorrei parlarvi oggi sono sostanzialmente il sistema immunitario e poi il secondo problema che è il rilascio del farmaco. Ok, la nanoparticella ha un sacco di problemi. Il primo è che noi siamo pieni di organi che filtrano. Milza, fegato sono dei veri e propri filtri. Quindi la nanoparticella deve essere piccolina sufficientemente per non essere fermata da questi filtri. E questo non è un grosso problema in realtà, perché sappiamo farla delle dimensioni che vogliamo. Dopodiché deve attraversare le membrane cellulari, e questo invece è un problema abbastanza grosso. Vediamo se ho una slide su questo. Eccolo qua. Perché mentre il farmaco passa attraverso la membrana, infilandosi dentro, la nanoparticella viene fermata dalla membrana cellulare e quindi deve attivare meccanismi di endocitosi, cioè di trasporto attivo. È la cellula che deve mangiarsi la nanoparticella e quindi noi abbiamo il problema di stimolare la cellula a fare questo. Come vi dicevo, ci sono gli organi filtranti, che li vedete qua, soprattutto fegato e milza. C'è un altro organo filtrante che sono i reni, ma lì noi lo sfruttiamo a nostro vantaggio perché i reni trattengono tutto quello che ha dimensioni superiori a 6 nanometri, quindi la nanoparticella, che è più grande, rimane in circolazione nel sangue a lungo. E questo per noi è un vantaggio perché ci dà più tempo per raggiungere il tessuto bersaglio. Ma la difesa primaria è la cosiddetta opsonizzazione. Questo è il nostro sistema di allarme. Come forse ve lo siete mai chiesti, come facciamo noi a sapere se c'è un virus o un batterio nel nostro corpo? Noi abbiamo 5.000 proteine nel sangue. Di queste 5.000, un numero non elevatissimo, sono proteine sentinella, o proteine che si attaccano a superfici. Quando si attaccano alle superfici, il fenomeno proprio dell'attaccarsi scatena una cascata di segnali che dice all'organismo: guarda che sta roba qua non la riconosco, cioè ho l'impressione che non sia endogeno. E a questo punto parte la risposta immunitaria che può avere vari esiti. Uno di questi esiti è che arriva un globulo bianco, si lega alla particella che è ricoperta da queste proteine sentinella, se lo mangia lo digerisce. E questo è un problema abbastanza grosso perché la nanoparticella di fatto non è self, quindi è ricoperta di molecole o ha una superficie che viene riconosciuta come estranea dalle proteine sentinella. Quindi, se noi vogliamo che la nostra particella faccia quello per cui l'abbiamo programmato, dobbiamo eludere questo meccanismo di proteine sentinella. E secondo problema, quindi questo sarà il primo problema cui vi parlerò nel resto della lezione. L'altro problema è che supponiamo finalmente di aver risolto tutto questo enorme serie di problemi, la nostra nanoparticella è arrivata nel suo tessuto, è entrata nella cellula malata, dentro c'è il farmaco. A questo punto il farmaco dovrebbe essere rilasciato. Ma perché il farmaco che è stato lì dentro per tutto questo lunghissimo viaggio
dovrebbe uscire proprio quando siamo arrivati nel tessuto bersaglio. Di fatto non c'è nessun motivo. E di fatto in molti casi si è visto che non lo faceva. Quindi noi dobbiamo metterci lì, pensare e trovare un modo per cui la particella capisca di essere arrivata a destinazione e rilasci, cambi le sue proprietà inducendo il rilascio del farmaco. Questi sono i due punti in cui la chimica organica ci può aiutare di più. Allora, cominciamo con il problema. Questo slide di questi tempi mi piace sempre di meno, se devo dire la verità. La nanomedicina nasce dal concetto di magic bullet, che è stato enunciato da Paul Ehrlich nel 1902, mi pare, o 1903, quindi stiamo parlando di 120 anni fa. E l'idea era quella del proiettile magico, cioè io curo la malattia con una pallottola che riconosce il suo bersaglio. Siccome, soprattutto nel caso del tumore, curare e uccidere, nel senso di provocare la morte di una cellula, sono quasi la stessa cosa, è abbastanza ovvio che ci sono molte metafore belliche. Quindi il proiettile magico, il bombardiere stealth. Il bombardiere stealth è quell'aereo che non viene visto dai radar. La nanoparticella stealth è quella nanoparticella che non viene intercettata dal sistema immunitario. E quindi ci sono tutti questi problemi che noi dobbiamo risolvere. Come facciamo a mandare la particella nel tessuto bersaglio? Quindi come la pilotiamo? Come la rendiamo capace di sfuggire al sistema immunitario? Come la rendiamo capace di rilasciare il carico? E poi anche come la facciamo tornare a casa? Voi direte, non è così importante portare a casa la nanoparticella, ma in realtà voi avete introdotto nel vostro organismo un'entità esterna. E quindi non dovete solo preoccuparvi se cura la malattia, ma anche cosa fa dopo averla curata. Voi non volete che la nanoparticella rimanga per tutta la vostra vita a girare nel vostro corpo. Quindi dobbiamo preoccuparci anche della sua degradazione o della sua clearance, cioè della sua eliminazione da parte del corpo. E proprio in questi punti, diciamo, allora sul pilotare abbiamo già visto effetto PR, targeting e così via. Su questi altri tre punti possiamo intervenire con le conoscenze che abbiamo di chimica organica. Allora, prima cosa, come evitiamo che le proteine si attacchino alla superficie? E come fanno ad attaccarsi queste proteine? Usano interazioni non covalenti, quindi coppie ioniche, quindi cercano cariche positive e la proteina ha un aminoacido carico negativamente, legami a idrogeno, questo tipo di, oppure effetto idrofobico, quindi cercano delle parti poco solubili in acqua e le compensano con altre parti poco solubili in acqua. Quindi se noi vogliamo evitare che succeda questo, e lo vogliamo fare in modo generico, cioè non è che noi dobbiamo evitare una proteina, ne dobbiamo evitare tante, l'ideale è quella di offrire, ci sono due opzioni, o offriamo una superficie chimicamente indefinita, e quindi la proteina non sa come agganciare, perché non si trova niente di nettamente idrofilico, niente di nettamente idrofobico, niente di carico, non buoni accettori di legame idrogeno e così via, o donatori. Oppure l'altra opzione è quella che cerchiamo di, scusatemi il termine, fregare il sistema immunitario creando una superficie che sembri quella di una cellula umana. E questo lo possiamo fare, quindi questi due approcci, che sono entrambi possibili, li possiamo fare in questi modi. Se noi vogliamo rendere la superficie, in inglese usano il termine slippery, scivolosa, in modo che le proteine, come se fosse coperto d'olio, non si attaccano, dobbiamo usare dei polimeri o delle molecole molto idrofiliche, ma che non siano cariche. Quindi molecole che interagiscono molto con l'acqua e quindi la proteina per attaccarsi deve spostare quest'acqua e quindi pagare un costo energetico non piccolo e che non offrano però delle interazioni forti, oppure usare molecole endogene. Il migliore dei polimeri artificiali che noi possiamo usare per rendere la superficie della nanoparticella invisibile al sistema immunale proteine è il polietilene glicole, che è una molecola semplicissima, la vedete qua, questa piccolina, ossigeno, CH2, CH2, ossigeno, è un polietere. Essendo un polietere,
ha una reattività chimica praticamente zero, quindi è stabilissimo, e questo è importante. Non ci sono reazioni, una cosa che dovrebbe rendermi felice, il capitolo degli eteri contiene zero reazioni o quasi, no? Esatto, perché poi noi chimici organici ci incapponiamo se una roba non reagisce, e qualcosa per farla reagire la troviamo, però in generale ne fa poche rispetto agli altri capitoli. Ed è estremamente idrofilico, ma si scioglie bene anche in solventi organici, quindi è una molecola che va un po' con tutto e che quindi non presenta niente di specifico per l'assorbimento delle proteine. Quindi se io ricopro la mia particella di PEG, e soprattutto se faccio un bel ricoprimento denso, che viene chiamato brascia, spazzola, le proteine non riescono ad attaccarsi. Ci sono problemini qua che non ho tempo di studiare in dettaglio, però il PEG è talmente utile che viene usato non solo nella medicina, ma anche nei cosmetici e addirittura nelle preparazioni alimentari. Cioè, molto spesso dentro la roba che mangiamo c'è un po' di PEG che ha la funzione antimidificante, antiaggregante. Quindi cosa succede? Alcuni di noi hanno gli anticorpi per il PEG. E quindi questo rende problematico questo approccio. Invece il ricoprimento con, far finta che la nostra nanoparticella sia una cellula, come lo possiamo fare? Allora, la membrana delle cellule è composta al 90% proprio di fosfolipolina, cioè quello stesso fosfolipide che usavamo per fare la maionese. Quindi se io mi iniettassi la maionese, non andate in giro a dire che l'ho detto, nano, probabilmente non attiverebbe il sistema immunitario, perché le proteine sentinella direbbero questa è una superficie di fosforilcolina e quindi è una membrana cellulare. Quindi queste sono le due opzioni che noi possiamo usare. Qua vedete proprio il concetto di scelta, vedete, questo è fatto sugli impianti o sulle nanoparticelle, perché il problema c'è in entrambi i casi. Superficie nuda, le proteine si attaccano, arriva il globulo bianco, si mangia la nanoparticella. Superficie ricoperta di pelle, le proteine non si attaccano e l'impianto, la nanoparticella, sopravvivono. Problema numero due, invece, il rilascio. Allora, questo è quello veramente difficile. Perché noi abbiamo costruito la nostra particella in modo che tenga il farmaco all'interno e non lo lasci durante il suo percorso, in modo da non arrivare vuoto. Arrivata dentro alla cellula dovrebbe rilasciarlo. E noi non possiamo né dirglielo né mettere un'intelligenza artificiale, un microprocessore. Non abbiamo niente che possiamo fare perché questo avvenga, se non trovare una variazione chimica che la particella subisce dentro la cellula bersaglio. Quindi sfruttare le reazioni chimiche e le differenze ambientali tra la cellula bersaglio e i fluidi biologici prima, quelli il sangue, il plasma. E quali sono queste caratteristiche? A questo punto dobbiamo studiare un pochino di biochimica e vedere, ma concentriamoci sul tumore. Il tumore ha delle caratteristiche chimiche effettivamente che lo rendono diverso dagli altri tessuti. Ne ha parecchie, ce ne sono due che sono molto interessanti e sono proprio correlati con l'elevato metabolismo, la necessità di crescere. All'interno dei tumori c'è un ambiente riducente e questo ambiente riducente è generato da un'elevata concentrazione di un piccolo peptide, dopo vi faccio vedere la struttura, che si chiama glutatione, che è un tripeptide che contiene una cisteina, quindi che ha un tiolo. Quindi questa è una cosa da ricordarsi, perché nel sangue c'è pochissimo glutatione, la concentrazione di glutatione aumenta di più di 100 volte quando si entra nella cellula tumorale. Quindi c'è una molecola che è zero fuori dalle cellule e 100 dentro le cellule tumorali. Seconda cosa, il tumore anche nella matrice extracellulare ha un pH più acido normalmente dei tessuti sani, attorno a 6. È una piccola differenza, perché passiamo da 7 a 6. Perché è un pH un po' più acido? Perché il tumore si sta facendo largo e gli enzimi digestivi che usa per farsi largo lavorano meglio a pH un po' più acido. Inoltre ci sono questi enzimi digestivi, quindi c'è un'elevata attività digestiva
intorno alla cellula tumorale. Quindi possiamo vedere se noi riusciamo a sfruttare queste due cose per fare rilasciare il farmaco. Però concentriamoci prima sull'attività digestiva. So che questi gruppi funzionali li studierete la settimana prossima, giusto? O forse quella dopo perché non ci sarà la prossima. E questi sono, lo potevo anche scrivere, anidridi, esteri e amidi. Sono tre derivati degli acidi carbossilici che si ottengono unendo due molecole organiche, un acido carbossilico e un altro acido, un alcol o un'amina. E si ottengono unendole e si rompono aggiungendo acqua. Questa è una reazione di idrolisi, che è esattamente però la stessa reazione che avviene nel nostro intestino quando digeriamo le proteine. Quindi questi sono gruppi funzionali che reagiscono con l'acqua rompendosi. Se la mia nanoparticella è tenuta insieme da questi legami, in acqua potrebbe disgregarsi. E noi siamo acqua. Ora, quale scegliamo? Qua ci aiuta proprio la chimica organica, perché quando farete queste cose, il professor Colombo vi spiegherà che le anidridi sono estremamente reattive, se noi le mescoliamo con l'acqua in 10 minuti non ci sono più, gli esteri sono meno reattivi e possono resistere in acqua una ventina di giorni, il tempo di dimezzamento è il tempo che ci mettono a dimezzare la concentrazione, gli amidi invece resistono per centinaia di anni. Non è un caso se la natura ha scelto la proteina proprio basandola sull'amide e non sull'estere, perché non era bello che noi ci sciogliessimo camminando. Però noi abbiamo bisogno di qualcosa che sopravviva nel nostro sangue per un certo tempo, ma che poi anche si consumi con una certa facilità. Quindi questo è troppo resistente, questo è troppo reattivo, questo qua non è male. Quindi noi potremmo pensare di farci una particella di esteri che si consumi una volta arrivata nel suo bersaglio, sfruttando il fatto che nel bersaglio tessuto tumorale ci sono gli enzimi digestivi che accelereranno la degradazione. Quindi possiamo pensare a fare dei poliesteri. Di cosa li facciamo questi poliesteri? Perché i poliesteri esistono ovunque, adesso credo che anche la superficie di questo telefono sia un poliestere, però non si consuma in acqua, fortunatamente. Allora, esistono due molecole che sono perfette per fare un polimero di poliestere, perché hanno l'alcol e l'acido attaccati insieme. Quindi noi possiamo pensare di attaccarle una a una e creare un polimero. Ma che sono due molecole che sono presenti nel nostro corpo, fanno parte del ciclo di Krebs, che sono l'acido lattico e l'acido glicolico. Quindi se noi ci creiamo un polimero con queste molecole e ci facciamo una nanoparticella con la nanoprecipitazione e la iniettiamo in un organismo vivente, quando questa sarà rimasta un tempo sufficiente, si scioglierà sostanzialmente, in realtà non è che si scioglie, si idrolizza, creando come scarti delle molecole che fanno parte del nostro metabolismo e che quindi non ci daranno nessun effetto collaterale. Quindi noi abbiamo risolto il problema di cosa succede alla particella. Si scioglie e lascia pezzettini che sono assolutamente biocompatibili. Quindi questi polimeri si possono fare, c'è l'acido polilattico, l'acido poliglicolico e ci sono i copolimeri, un po' lattico, un po' glicolico. Perché qual è la cosa, vi lascio perdere i metodi di sintesi, fatto il polimero, nanoprecipitazione, quindi lo sciolgo in etanolo, lo butto in acqua, faccio la nanoparticella. La cosa bellissima di questo sistema è che io posso programmare il tempo di degradazione semplicemente controllando il rapporto tra i due polimeri. Il poliglicolico si scioglie estremamente velocemente e il polilattico si scioglie estremamente lentamente. La miscela si scioglie a tempi intermedi a seconda di quanto ce n'è dell'uno e dell'altro. Ma come mai questo? Perché questo metile, che qui c'è e qui non c'è, cambia la facilità con cui l'acqua entra nel materiale. Quindi il poliglicolico è idrofilico e quindi l'acqua può entrare facilmente nel materiale e quindi cominciare a consumarlo in tutti i punti del materiale,
mentre il polilattico è idrofobico e quindi l'acqua lo consuma solo in superficie e quindi la degradazione è molto lenta. Quindi io mescolando questi due materiali posso ottenere una nanoparticella che e anche altri tipi di materiali che viene degradata e posso controllare la sua durata. Voglio fare, questo non è una nanoparticella, voglio fare un filo di sutura per suture interne che resista 2 mesi e poi sparisca, uso polilattico ad elevata percentuale. Voglio fare una nanoparticella che dopo 2 giorni non c'è più, uso poliglicolico ad alta percentuale. E quindi questo è il primo modo di sfruttare la chimica. Abbiamo individuato un gruppo funzionale che può distruggersi e distruggersi meglio nel tumore e poi ne moduliamo le proprietà utilizzando piccole modifiche della molecola. Qui vediamo un'applicazione, ad esempio qua hanno caricato le nanoparticelle fatte con PLGA, polilattico glicolico, con docetaxel, che è una molecola antitumorale, e vedete che la curva blu, il tumore praticamente non cresce per dopo. Poi ci sono tutti gli altri esperimenti. Ok, seconda caratteristica, perché ormai il tempo si porta verso la fine, è, dicevamo, l'elevata concentrazione di glutatione. Questa è la struttura chimica dell'utazione, vedete, è una vicina cisteina e questa cosa qua che non mi ricordo cos'è. Ah, è un aspartico attaccato dalla catena laterale, i 3 aminoacidi. E il punto che ci interessa dell'utazione è questo SH. Perché ci interessa questo SH? Perché i chiodi reagiscono con i disolfuri. Se vi ricordate il ponte di solfuro delle proteine, aprendolo attraverso un meccanismo che adesso mi interessa discutere, comunque un chiolo, quando trova un solfuro, lo attacca, lo rompe e praticamente si forma il disolfuro del chiolo attaccante e i pezzi del vecchio ponte di solfuro se ne vanno per conto loro. Quindi, se io faccio una nanoparticella che è basata su legami di solfuro, quando questa entra nel tumore, e questo funziona anche meglio dell'approccio precedente, perché mentre la particella di PLGA cominciava a sciogliersi già in acqua, quindi già prima di arrivare al tumore, questa qui, finché è in acqua o nel sangue, non gli succede niente perché non c'è glutatione. Entra nella cellula sana, anche lì gli succede poco perché di glutatione ce n'è poco. Entra nella cellula tumorale, e la reazione comincia ad avvenire molto velocemente e la nanoparticella si degrada. Quindi, se noi possiamo costruirci materiali basati sul disolfuro, possiamo avere delle nanoparticelle che si distruggono solamente dentro al tumore. Questo è stato fatto da una miriade di gruppi di ricerca. E vediamo un po' di applicazioni. Questa mi piace perché è molto tecnologica. Poco ancora realistica, ma bella. Allora, qua cosa hanno preso? Una nanoparticella di silice, quelle che vi ho fatto vedere all'inizio, traforata con dei canali paralleli. Hanno funzionalizzato la superficie con una molecola che contiene, eccola qua, dei polimeri legati tra di loro in più punti da ponti di solfuro. Anzi, scusate, sto dicendo una cosa sbagliata. Hanno funzionalizzato la superficie con una molecola che contiene acidi carbossili, esteri attivi. Hanno infilato nei pori il farmaco e poi hanno aggiunto questa molecola per creare i punti di solfuro tra questi esteri, che sono questi qua. E creando tutti questi pori è come se avessero chiuso una cerniera, hanno sigillato i pori delle particelle. A questo punto, questa nanoparticella che all'interno dei canali ha il farmaco è stata mandata dentro la cellula. Dentro la cellula ha trovato glutatione, glutatione ha rotto i ponti di solfuro, quindi ha aperto le cerniere e questo provoca il rilascio del farmaco. Queste vengono chiamate nanovalvole come applicazione tecnologica, proprio perché abbiamo un sistema di rilascio che include l'apertura di un poro. Questa è un'altra cosa molto, molto simpatica.
Questo particolare polimero si chiama autosacrificante. Il termine è abbastanza brutto. Cosa significa? Che è un polimero che ha implementato un meccanismo, che vedete scritto qua, per cui nel momento in cui la mina terminale viene resa, viene privata del gruppo protettore, si smonta da solo. E il gruppo protettore, guarda caso, è di solfuro, quindi cosa succede in questo caso? Quando arriva il glutatione, viene tagliato questo solfuro, si libera il gruppo protettore e il polimero si smonta completamente. Quindi la nanoparticella, improvvisamente, lo vedete anche nella foto, viene smontata in molecoline. Qui tanto perché, almeno una cosa che avevo fatto io la volevo mettere, questo l'abbiamo provato a fare anche noi. Noi ci siamo basati su una molecola, questa, che si chiama acido lipoico. Questa molecola è un'altra molecola di origine naturale, la possiamo assumere un antiossidante come integratore alimentare. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sintetizzato tutta una serie di derivati dell'acido lipoico, che ne avessero più di uno, qui ce ne sono due, qui ce ne sono tre, e li abbiamo nanoprecipitati. E poi abbiamo aggiunto un tiolo e il tiolo li ha fatti polimerizzare. Quindi abbiamo creato una particella polimerica tutta crosslinkata di questi gruppi di solfuro. Questa particella effettivamente siamo per quali vedere un po' piccoline, però faccio una dimensionale, e questo è quello che succede alle particelle quando noi le esponiamo al glutatione. Prima sono così, o se volete vederle meglio, sono quelle là, quindi palline belle, tonde e solide. Dopo un'ora di glutatione stanno già malino. Dopo 24 ore di glutatione si sono completamente distrutte nei loro pezzettini. Oppure questa è un po' più resistente, stanno ancora rigonfiandosi e si stanno distruggendo. E la cosa bella, adesso saltiamo, è che quando noi le abbiamo iniettate nei topi, abbiamo scoperto che queste nanoparticelle, dopo un'ora, sono tutte nel cuore. E dopodiché, dopo un'ora, tre ore, dopo il rosso chiaramente è la nanoparticella colorata. Dopo un po' se ne vanno dal cuore, cominciano a trasferirsi nella milza, che è questa, e nel fegato, che è questo, da mancarsi con l'iter. Vedete che dopo tre giorni sono quasi tutte nel fegato e nella milza, dopodiché si trasferiscono nei reni, dopo sette giorni le troviamo nei reni, e dopo due mesi non sono più da nessuna parte. Quindi si sono distrutte, prima hanno accumulato nel cuore, poi hanno cominciato a venire metabolizzate e distrutte, e poi sono state espulse. E quando abbiamo visto questa cosa, la cosa ci ha colpito, beh, non sappiamo perché. Sappiamo che si accumulano nel cuore e che entrano nei cardiomiociti, cioè nelle cellule muscolari del cuore. Però sappiamo anche che sono fatte di un antiossidante e che quando noi subiamo un infarto, il danno dell'infarto è dovuto in parte alla privazione di ossigeno, che si chiama danno anossico, e la seconda parte è uno stress ossidativo da iperfusione, quando l'ossigeno torna. E quindi abbiamo provato a vedere se queste particelle prevengono la seconda parte del danno dell'infarto, e adesso abbiamo un articolo che è in fase di revisione, in cui dimostriamo che con queste nanoparticelle riusciamo ad attenuare pesantemente il danno dell'iperfusione. Anche per darvi un'idea che a volte non ti aspetti, noi queste non le volevamo fare per curare l'infarto, stavamo pensando al tumore. Però poi avendo visto che si accumulavano nel cuore ci abbiamo pensato. Altra cosa che fanno queste particelle di cui siamo estremamente orgogliosi, siamo riusciti con un laureando circa 6 mesi fa a caricarle con RNA e a trasportare l'RNA all'interno delle cellule. E quindi sono potenzialmente utilizzabili anche per vaccini e così via. Ok, mi mancano due cose, quindi 10 minuti ce la vorrei fare. Abbiamo visto la possibilità di utilizzare la digestione, la possibilità di utilizzare l'alimentazione, possiamo anche usare proprio il pH. Qui cosa hanno fatto, ad esempio? Questa vescicola è fatta con questo strano polimero che è idrofobico a causa della presenza di un gruppo funzionale che si chiama acetale.
L'acetale si può rompere a pH acido. Quindi cosa fanno queste? E quando si rompe, rilascia questo pezzo che è un aldeide e si forma un diolo che è molto più idrofilico. Quindi cosa succede a queste nanoparticelle? Quando vengono introdotte a pH acido, diventano idrofiliche fuori e dentro e si rigonfiano, perché l'acqua entra e le fa rigonfiare come una spugna. E lo vedete lì, questa è prima pH 7 e pH 5. Rigonfiandosi non trattengono più il farmaco che viene rilasciato. Ci sono altri esempi che però non abbiamo tempo, perché volevo arrivare, questo è molto carino perché è l'uso dei diazobenzeni come motori, proprio come un ventilatore che spara fuori la molecola dalla nanoparticella. Volevo parlarvi dell'RNA, perché non so se a voi dovrebbe esservi successo, visto che siete studenti di biotecnologie, qualcuno vi avrà chiesto cosa c'è nei vaccini, non si sa cosa c'è dentro, non sappiamo come sono fatti, non sappiamo. Allora, in realtà lo sappiamo benissimo e l'abbiamo imparato oggi di come sono fatti i vaccini. Se voi andate a cercare, non è banale, la composizione dei vaccini Pfizer e Moderna, sono fatti di quattro ingredienti: colesterolo, fosfolipolina, quindi sono un'emulsione di colesterolo in fosfolipolina, un tensioattivo pegilato e l'RNA, più un quinto componente che è un tensioattivo cationico. Allora, i primi quattro sappiamo già cosa servono. Il colesterolo serve a creare la base dell'emulsione, la fosfolipolina a creare una superficie che venga ritenuta endogena dall'organismo. Il tensioattivo pegilato serve a stabilizzare un pochino la particella e a diminuire un pochino l'assorbimento di proteine, e l'RNA ha lo scopo di fare la terapia. Però il problema è che l'RNA è una molecola estremamente solubile in acqua, polianione. Quindi quando la prima volta hanno tentato di metterlo dentro a queste nanoparticelle non ci andava, perché la particella è una gocciolina d'olio di colesterolo e l'RNA vuole stare in acqua. Per riuscire a caricare la particella con l'RNA, qual è stata la soluzione? Prendiamo un tensioattivo cationico, qua ne vedete due, questo si aggancia all'RNA per interazione di carica, carica meno con carica più, e rende la superficie dell'RNA idrofobica. Quindi creiamo quello che si chiama lipoplesso, che è un compressore di RNA e tensioattivi cationici che sulla superficie espone catene alchiliche. Quindi non è solubile in acqua. Quando faccio la nanoprecipitazione mi entra nelle nanoparticelle. Il problema è che ci entra anche l'eccesso di tensioattivo cationico che ho dovuto mettere per essere sicuro di compressare bene l'RNA. E quindi la nanoparticella che si è formata in questo caso, sulla superficie ha la fosfolipolina, ma anche un po' di queste cose cationiche. Complessivamente la sua carica è positiva. Quando viene iniettata nell'organismo, il sistema immunitario dice questa qua è una nanoparticella carica positivamente, non me la racconti giusta, la roba carica positivamente o è endogena o sono cellule morenti, gli stoni e così via, e quindi la distrugge. Il tempo di sopravvivenza, non l'ho neanche scritto, di queste cose nel sangue era di 5 minuti e poi scomparivano. E quindi qua il problema è rimasto abbastanza pesante dal 1980 fino quasi al 2000, finché un professore canadese che si chiama Kudis, secondo me sarebbe da candidare al Nobel, forse chiederà, ha avuto un'idea molto banale. Guardate la differenza tra questa molecola qui, ammonia quaternaria carica positiva, e questa molecola qua di metilamina neutra. Allora, l'ammonio quaternario è carico positivo sempre. La dimetilamina è carica positiva quando il pH è inferiore alla sua pKa. E siccome la sua pKa è 6,6, è carica positiva pH 5 ed è quasi neutra pH 7,8. Quindi cosa pensate? Allora io posso risolvere tutti i miei problemi usando questa e preparando le nanoparticelle a pH 5. A pH 5 il DNA non gli succede niente perché ha un pH... una pKa di meno 2, quindi non cambia la sua preparazione. Questo diventa carico positivamente, forma il lipoplesso entra nelle nanoparticelle, poi io porto il pH a 7 e tutte le cariche positive in eccesso spariscono. La nanoparticella viaggia
nel corpo senza problemi. Quando arriva dentro la cellula, questo qua si riprotona, perché nell'endosoma pH torna a 5, e questa protonazione favorisce il rilascio dell'RNA. Allora, questa molecola qua è quella che ha permesso la nascita dei vaccini RNA, sostanzialmente. È proprio l'idea di sfruttare semplicemente la chimica acido-base per risolvere il problema delle particelle che rimanevano cariche positivamente. Quindi questo è il quinto componente dei vaccini. Quindi sappiamo in realtà ogni componente cos'è e cosa fa. Ok, io mi fermerei anche qua, perché questa parte qui invece è roba nostra, non aggiunge nulla di nuovo. E volevo solo, come si fa normalmente nelle presentazioni, vado anche troppo avanti. Hola. Ok, ringrazio la foto dei miei ragazzi che c'era lì che lavorano per me e l'AIRC per i finanziamenti, e se avete domande sono qua per rispondere.